Bella a tutti ragazzi, sono io il vostro Iron Kid e vi do il benvenuto in una nuova puntata di The Witcher 3 Wild Hunt. Allora, abbiamo scoperto che Junior figlio di puttana se la passava con i redeniani qua in questo mondo e è qualcosa di brutto. Forse abbiamo capito perché voleva uccidere Mannaia, Dijkstra e il re dei mendicanti nei bagni pubblici di Dijkstra un paio di giorni fa, un paio di puntate fa. Li volevo uccidere perché appunto Novigrad non è mai stata conquistata da nessuno, cioè completamente, perché appunto è sotto il completo gioco dei dei criminali, quindi mi sa che qua c'è qualche legame appunto segreto, e più o meno questa è la mia teoria riguardo all'alleanza tra figlio di puttana Junior e coso lì e Rodovic. Bene, cosa devo fare? Devo parlare qua con qualcuno? Vediamo. È pieno di sangue qua, ragazzi. Avete fatto un macello. Greetings. You're Reuven's mate, aren't you? Heard of you? Sei tu il capo figlio di Troia? You in charge here? What's it to you? Insomma, così. Bloody mess. Just sort of happened. Came here, polite and all, to invite Horson Jr. to a get-together with his mates. Became obvious right quick that none here acknowledged the ancient rite of hospitality. Chiaro. Dai, dimmi dov'è. Looking for Junior. Non lo sa. Welcome to the Horse and Hunters Club. Alas, we're fresh out of membership cards. Non lo sapevo. Dai. Know where I can find him? No. Sei molto utile. Utile come i cavoli a merenda. Delle lettere. Didn't leave a scrap. Vediamo, forse sicuramente al piano di sopra c'è qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata. Eccoci. Mi fai esamina. No, sono andato troppo sotto. Nothing interesting here. Questa è una casa bella grande. No, sangue. Quindi ci saranno tante cose da vedere. Se la passava bene però, eh. Aveva una bella casetta. Place has been scrubbed clean. Eccoli lì. Qui comunque non c'è niente. Vabbè. Al nascondiglio ovviamente lui non c'era, ma lo davamo per scontato, perché è scappato via nell'episodio precedente. Vabbè, in ogni caso noi dovevamo venire qua a controllare, anche per avere un quadro completo. Più che altro adesso io non so quale sia l'ordine cronologico dei fatti, cioè se bisognava andare prima qua, poi dopo non lo so, al casino, e poi all'arena, infine all'arena. Immagino che l'arena dovevamo tenercela per ultima, ma per forza di cose l'abbiamo fatta per prima, anche perché avevo voglia di combattere, ma... Io sono andato, diciamo, nel primo posto che mi era stato indicato dal radar lì, dalla minimappa. Quindi non sono neanche stato lì a pensare più di tanto. Vabbè. Allora, bisogna andare al casino. Porca puttana, 200 passi. Questo è un bordello, per chi non lo sapesse. Allora, qua si dicono su. No, anzi no, sono ballate. Stanno facendo l'after. Sono le 11 di mattina, vanno avanti dalle... Boh, non lo so, dalle 11 del giorno dopo, giorno prima. È un after che dura il giorno dopo addirittura. Allora, cerchiamo il casino.
Dai che siamo quasi arrivati. Eccoci qua. Casino. Casino. Ah, mi sa che questi li dovremmo far secchi. Se no si può usare l'eloquenza, no? Why you even here? Same reason anyone comes here. Play a bit, have a good time. Invite only, mate. Shit out of luck. Sì, lo so, ma questi non sono i droidi che state cercando. I think you're about to let me in. By all means, please. And you, wish me luck. Luck be with you at the tables. Sì, portatela a tre, mi raccomando. No, l'eloquenza, il segno. Che segno è? Il segno Axi. Mi raccomando. I'll wait at my house. All right. May I? Why not? Owner in? Something I gotta talk to him about. I'm all ears. Wanna talk to Horson Jr., not you. Bernie, Dusty, this one's looking for the boss. You have your orders. Oh, va bene. Ci siamo bruciati la copertura. Ma vabbè, ci sta. Anche perché non avevo voglia di giocare a carte, solo con i vostri cuori. Dov'è il barista? È scappato via. Devo sconfiggere gli sgherri di figlio di puttana. Ragazzi, questo è un episodio un po' così. È un po' così. Nel piano di sopra ce ne sono. Opla, questa è una palestra incredibile. Non mi fanno niente. Cioè, sono troppo OP per voi. Carne, meat. Quanti altri ce ne sono? Ah, beh, sono più piani, quindi. Più il barista, che fine ha fatto il barista? Sarà andato a battere la pesca. Damn, you're ugly. Attenzione. Tu nella tua armatura sei cotto lì. Ti cuocio. Sai che il ferro riscalda l'acciaio così, insomma, col fuoco non è una bella cosa? Guarda, ho preso fuoco anche il tuo amico. Dai, va. Ti finisco così. Vediamo se questo ha qualcosa di interessante nel portafoglio. Oh, elenco di debitori, ma vabbè, qualcosa che poco ci frega, perché tanto. Per fortuna li ha uccisi, anzi, per vostra fortuna ha ucciso tutti gli sgherri di figlio di puttana, quindi ve la siete passata bene. Allora, raccogli. Or dunque. Beat you half to death. Hey, can you hear me? You alive? Don't finish me. Don't intend to. Who the hell are you? Heard screaming downstairs. It's all right now. Will you help me? Ma certo. What's your name? Rico. Rico Mayersdorf. Why are you here? È un cognome importante. What's it look like? Came here to sit and think. God. All right. Clever and tough's not working for me. They took me for one of Bedlam's moles. Are you? Well, kinda. Yeah. So what have you kinda learned? Horson's working hand in glove with the Redanians. I don't know the details, but he's on their side. And that's all I know. Aspetta, fammi chiarezza, perché comunque qualcosa noi solo lo sappiamo già. Vediamo se ci può dire di più. Don't trust you an inch. Told you all I know. I swear. You'll have to stay a bit longer. No, please. Ma no. Think about it. It's not too late, hear me? Ma io volevo se... Vabbè, dai. Change your mind. Sì. Take care of yourself. Thanks.
I'll lay low until things settle down. Bedlam will learn you help me. See ya. He's sure to reward you. Non so chi sia quello lì, ma va bene. Una ricompensa fa sempre piacere riceverla. Dunque. Vediamo. Essenza, lino, impasto. Vediamo. Balestra, attenzione, una balestra. Vediamo. 26. Minchia. Buona, eh. Vabbè, sappiamo già che ce l'equipaggeremo. Non è al stesso livello di quella del gatto che ho craftato tempo fa. Però vabbè. No, più che altro ho trovato il progetto vicino a un nido di grifone. No, non era grifone, era un basilisco. Che si assomigliano. Solo che uno è un pappagallo e l'altro è una specie leone corvo. Vabbè, stesso. Ok, abbiamo, diciamo, trovato tutti i nascondigli di figlio di puttana. Abbiamo trovato il casinò. E non c'era un cazzo, a parte quel Alflim lì. Siamo andati all'arena, l'abbiamo visto. Quindi probabilmente l'ordine era rifugio, casinò e arena. Noi abbiamo fatto un giro tutto nostro. Vabbè, ok, eccoci qua. Dijkstra. Got a minute? I do. What do you want? Allora, Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. Perché? You fallen out with Redania? My sympathies have nought to do with this. Horson wiped his ass with our agreement. That's betrayal, regardless of his current allegiance. Need someone who can get me in to see Junior. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Enlighten me. Temerian, former commander of the Blue Stripes. Vernon Roach. Lo sapevo. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. Eccoci qua. Parla con Vernon Roach nel campo dei partigiani. Fantastico. Posso rubarti un po' di roba? No, la roba che non mi interessa. Vabbè. Vabbè dai ragazzi, direi che per questo video è tutto. Nel prossimo video andremo a parlare ovviamente con Vernon Roach nel campo dei partigiani. Sì, dai, faremo così. Allora, dai, vi invito a lasciare i soliti like, ragazzi, i soliti commenti, se volete. E niente, insomma, vi invito a iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sui prossimi video che ci saranno. Con questo, ragazzi, chiudo e bella a tutti. Yeah!